Buongiorno amici, siamo nell'East Village. Dove stiamo andando? Nello store di caramelle più antico di Manhattan. Vamos. È un negozio del 1937 e ha praticamente dolciumi da tutto il mondo e soprattutto americani. Non vedo l'ora di spulciare e scoprire cosa hanno. È una cosa abbastanza inquietante che vendono le pasticche giocattolo, cioè nel senso le pasticche caramelle. Abbiamo scoperto che vendono le caramelle al chilo. Noi prenderemo 250 grammi, anche perché mezzo chilo di caramelle o un chilo sono un po' troppe. E quindi a quanto siamo? Dobbiamo arrivare qua. Quelli sono 250 grammi, che è il minimo acquistabile. Ci sono tantissimi tipi di caramelle. Pacchetto l'abbiamo pagato $2.50 e abbiamo preso anche tantissime altre cose, tra cui tanta cioccolata. In totale abbiamo pagato $10 qualcosa. Raga, ovviamente non assaggiamo tutto oggi perché sennò ci sale la glicemia proprio a 1000. Comunque, vuoi assaggiare questo? Non so, brownie almond cioccolato della Snickers. Sa leggermente di brownie e caramello. È buonissimo questo, eh. Raga, poi ho visto questo dolce, la Alba. Lo mangiavo da piccolo in Romania. Spero sia uguale, anche perché mi andava. Oddio, sì, è uguale. È una pasta di sesamo, di semi di sesamo. È uguale. Si attacca un po' ai denti. Sa tipo di wafer compresso e di sesamo intenso. Oddio, sono troppo curiosa. Vai, assaggia. È buono, eh. Non me l'aspettavo proprio. Ma ora passiamo alla parte che stavo aspettando, cioè i Sour Patch. Queste sono delle caramelle super aspre. Stefano ha già assaggiato al lavoro. E confermo che sono molto aspre. È vero? Sì. Che sono la versione dolce, non aspra. Ho preso pure il gusto al limone, quindi dovrebbe essere asprissimo, ma no. Sour than sweet, a me sembra più sweet than sour. Non è aspra. Mi aspettavo peggio, una semplice caramella con lo zucchero. Sarò strana io. Ma sarà strano Stefano. Come non è aspra? Oh. Ma veramente? È asprissima. Che c'è, il Covid? Non ci sto credendo. È asprissima, tu hai qualche problema con le papille gustative? È Stefano che ha qualche problema con l'aspro. Ne voglio assaggiare un'altra, cioè è impossibile. Aspro, ma poco, è meno troppo. La mia era molto aspra. Questa, l'arancia, è un po' più aspra rispetto a quella di limone, allora, stranamente. Vedi. Però non tanto, è sopportabile. Io mi aspettavo una cosa assurda, invece buona. Pareri contrastanti, eh. Nel frattempo siamo entrati da Whole Foods per vedere un po' i prezzi, perché è risaputo che questo supermercato, che fa parte di Amazon, sia costosissimo, e abbiamo detto vediamolo di persona. Sì. Effettivamente quello che abbiamo visto finora è abbastanza caro. Qui hanno questa specie di caramelle un po' più sane, un po' più healthy, con ingredienti naturali, ma costano $10.99 150 grammi. Le pizze surgelate a $12.49, cosa ne pensi? Un sacco, cioè questi prezzi sono assurdi. I prezzi delle uova sono quelli che sono, $9, quasi $8. Le scatole più piccole non esistono, sì, $3 qua e $7 qui. La cosa bella però di Whole Foods è che hanno anche il reparto dove si può assemblare, insomma, il proprio piatto e si può mangiare sano. Per
cena ci siamo spostati in questa tacheria che si trova a Greenwich Village. È veramente bellissima, tutto ottimo. Abbiamo preso dei nachos con guacamole, qualche tacos da stuzzicare, e l'ambiente secondo noi è veramente bello, soprattutto in estate, perché c'è questa veranda aperta e ve lo consigliamo. Buongiorno da New York, ragazzi. Abbiamo i nostri microfoni finalmente, e a proposito di acquisti precedenti, ora stiamo andando a fare degli acquisti futuri, perché tra una settimana e un po' partiremo per un mese e mezzo in Taiwan. Non vediamo veramente l'ora, quindi stiamo facendo gli acquisti dell'ultimo minuto. Tipo stamattina siamo andati al discount e abbiamo comprato le classiche ciabattine da scoglio, le scarpine da scogli, sì, perché in questo mese e mezzo in Taiwan andremo pure su un'isola. Già il Taiwan è un'isola, esatto, ma andremo su un'isoletta di quest'isola. Esatto, e lì sì, ci sono tanti scogli, abbiamo comprato queste ciabattine. Vabbè. Iniziamo questa giornata? Sì. Vamos. Portare una tipologia di video un po' più differente rispetto ai nostri video soliti, anche dai tempi di Parigi, dove siamo un po' più informativi, vi diamo più informazioni sulla città in cui siamo, ma vogliamo appunto provare a portare un po' più sulla nostra vita privata, su quello che facciamo, sulla nostra quotidianità qui a New York. Quindi se vi piace questo tipo di video, fatecelo sapere giù nei commenti e vi porteremo più quotidianità. Ovviamente le informazioni le potrete estrarre dai video, perché ci saranno sempre informazioni su questa città o sulle future, ma vedrete anche la parte, insomma, più quotidiana, ad esempio, di Staff & Mary. Vi porteremo dentro ai supermercati, vi faremo vedere i prezzi, vi faremo vedere quello che compriamo, quello che facciamo e così via. Sia una chiesa ed è in stile tipo medievale, ricorda un po' un castello. Ora stiamo andando in questo centro commerciale, forse chiamiamolo grande negozio, dove vendono un sacco di prodotti che ci serviranno, non tutti, ma parte di essi, per il viaggio appunto in Taiwan. Non sappiamo ancora di preciso cosa vogliamo, ma vogliamo spendere dei soldi, e quindi andiamo a spendere questi soldi. L'America ci sta rendendo consumisti. No, non è vero. In pratica dobbiamo comprare le ultime cose, tipo creme solari, qualche regalino, calzini, esatto, cose da viaggio. Comunque, come vi abbiamo anticipato, è un grande centro commerciale. Non è l'unico TJ Maxx di tutta Manhattan, ce ne sono vari sparsi in giro per la città, e la cosa bella di questo negozio è che vendono cose a prezzi scontati, quindi vediamo. Tantissime idee regalo, come ad esempio queste casse molto originali o ventilatori. Tipo, guardate, bellissimo questo frigo della Coca-Cola a forma di lattina, dove dentro ci puoi mettere fino a 8 lattine di Coca-Cola. È per me, è il mio frigo. Eccolo. Carino. 6 paia di calzini, $8 della Champion. 10 paia di calzini da lavoratore, insomma, che fanno il loro dovere. 10 paia, $9.90. Siamo al reparto costumi, raga, e questo devo dire che è un pezzo unico. Il costume con il porta bevanda, il porta birra, te la mantiene fredda e ti protegge le mani, non lo so. Beh, lo so che lo vuoi, compralo. Davvero americano. Maglia della Columbia, molto molto carina, a $10. Maglia Carhartt a $12.99. Mi sto ancora chiedendo come sia possibile. Per intenderci, stamattina abbiamo acquistato queste scarpette qui. Siamo qua dentro da una vita, ma abbiamo ancora tantissime cose da vedere. Sì. E abbiamo preso un sacco di cose. Quasi tutte a $10, tipo questa 8. Ragazzi, ma voi avete mai visto le caramelle al peperoncino? Raga, hanno anche Gucci e Valentino buttate così, al vento. $649. Queste sono bellissime. È arrivata l'ora di andare via, però, anche perché sono tipo 2 ore e mezza che siamo qui dentro e basta. Abbiamo comprato abbastanza. Siamo entrati che non sappiamo effettivamente cosa comprare. Siamo usciti, raga, con uno scontrino da $175. Ragazzi, dobbiamo dire che merita, perché le magliette che abbiamo comprato le abbiamo pagate tra gli 8 e i $10 l'una,
sono super scontate, sono di marca, alcune, non tutte. Poi facciamo vedere cosa abbiamo comprato, comunque due bustone piene, veramente. Penso che qui in America ancora non avevamo fatto uno shopping così d'impulso, abbondante. Diciamo anche, è stato sì. Un po' uno shopping d'impulso e diciamo che appunto le magliette sono di marca, dovrebbero essere resistenti. Speriamo. Ora ci stiamo spostando a Koreatown per fare una pausa, bubble tea. E dopo faremo probabilmente una diretta perché durante il nostro giorno libero ci piace insomma portarvi con noi in tempo reale. E ovviamente rispondere alle vostre domande e chiarire ogni vostro dubbio. Nel frattempo abbiamo preso... che bel tramonto! Nel frattempo abbiamo preso un bubble tea dal nostro bubble tearo di fiducia. Sì. Che sarebbe Tiger Sugar, che si trova a Koreatown. Non è una sponsorizzata, no. Ma comunque ve lo consigliamo, è una catena che si trova ovunque, anche a Parigi. Sì. E abbiamo fatto una diretta di 2 ore su TikTok, un sacco. E ora stiamo andando a mangiare nel nostro Shake Shack preferito, cioè quello a Madison Square Park. Vamos! La leggenda dice che se c'è fila è buono, quindi prima o poi proveremo questa gelateria. E anche qui da Italy hanno messo la terrazza, però noi andremo da Shake Shack qui al Madison Square Park, che secondo noi è il fast food più buono di tutta New York. Volevamo provare qualcosa di nuovo, però ragazzi, la tentazione poi... Questo qua in particolare è proprio dentro al parco e ci piace perché è pieno di lucine, poi non lo so, ci sta. Ed ecco qua i burger, non so cosa abbiano dentro perché li ha ordinati Stefano. Carne, bacon, cheese, formaggio e peperoni mi sembra. E abbiamo speso 30 dollari. $41 con la mangia, 10%. Spesso ci chiedete perché non vi facciamo mai vedere dei ristoranti un po' più sani. Questo perché i giorni in cui registriamo sono i nostri giorni liberi, giorni un po' più di sgarro, quindi ci piace mangiare al fast food. Però tranquilli, New York è strapiena di ristoranti sani e prima o poi ve ne porteremo qualcuno. Ed ecco qua i nostri acquisti finalmente. Vi facciamo vedere in breve cosa abbiamo comprato. Sì, la borsa di cui mi sono innamorata follemente, questa l'ho pagata $29. Raga, è bellissima. Sì, è molto carina, devo dire. Poi le 10.000 magliette che abbiamo preso, intanto iniziamo da quelle di Mary. Allora, questa qui che è della Ford, un po' stile vintage, bellissima, $12.99. Poi questa qui, anche questa l'ho pagata $12.99, che è questa bellissima. Solo io ho preso magliette a meno di $10. Le mie sono più belle. No, non è vero. E questa a $9.99 della Yellowstone. Sì, poi passiamo alle mie. Intanto ho preso un colore un po' più colorato, diciamo, non rispetto alla mia palette bianco, nera e questa basta. È carina, te la ruberò. Sì, sì, molto carina, $10. Travel. Sì. $10. Poi abbiamo questa della Quicksilver, anche questa molto stile mio con la stampa dietro. Quanto è venuta? $9.99. Poi abbiamo, vabbè, i 10 paia di calzini a $10 da lavoro, più che altro. Un'altra maglietta semplice, bianca, $10. Da Valcom. Ah, devo dire che non è male. No, infatti, ma quante mai hai preso? 5 io, 3 tu. Questa è questa carinissima. È molto bella, peccato un po' il colore che non so se indosserai. Mi starà bene perché non l'ho provata. Effettivamente Stefano è bianco e nero. Sì. Questa $8, $7.99 per la precisione, non male, non male. L'ultima. Ah, questa è bellissima. Sì, questa non mi ricordavo di averla presa. Questa è bellissima, questa allora, mi piace un sacco. Questo è il davanti, questo è il dietro, sempre della Volcom, $9.99. Non male, non male. Ok, una busta andata. Ora, passiamo al nostro... alle ecco. Nostre amate ciotole, perché sì. A noi ci mancava una ciotola per l'insalata e quindi ne abbiamo prese 4. Sì, era il set completo. Insieme. E c'è anche uno scolapasta. $7.99. Ci sta. La qualità non è il massimo, però. Sì, in plastica. Poi abbiamo preso 4 Bat Bomb a $8. Di solito una Bat Bomb qua in America costa tipo sui 8-10 dollari una sola. Esatto. Non mi ricordo sacco. In Italia quanto costano. Sui 4 forse. Poi ragazzi, io ho visto questa collana e mi sono innamorata subito. Poi c'è scritto che è placcata in oro, non sono sicura. Però a $16.99. Cioè, per $16.99 forse l'oro l'ha visto in foto. Esatto, però è bellissima.
Poi le patch. Sì, patch per il contorno occhi a $3.99. Che di miracoli non ne fa, come potete vedere, ma vabbè. Comunque ho preso questo set perché mi serviva, 4 mollettoni a $8. E questo è tutto, raga. Nel prossimo vlog. Siamo entrati alla ricerca di un iPhone e ne siamo usciti con un concerto live di Armani White, raga. Double world, like a light made in a